Avvio la rec. La registrazione, eccomi, ciao Dread. Avviato la rec. Io ho 1, Gabbo 2, Roll 3, Mollu 4, Delu 5. Molto semplice. 1, 2, 3, 104, 66, 65, 2, 4, 7, 9. È un numero di telefono da chiamare? Sì, perfetto. Ti risponde sai chi? Gesù. Tua madre. This is a hard motocross race where you climb up. Senti solo la mia voce, ma se faccio questo, questo. Lo senti? Sì, lo sento. Porco i d***o. Non credo che si senta. No, cos'è Sdrocovid? Sdrocovid. Ciao ragazzi, bentornati qui in questo incredibile, nuovo, emozionante episodio delle Zogo. Cose incredibile. Da quant'è che mancavano, cari? Un anno e mezzo. Oh, è il primo episodio del 2019, comunque. Del 2019? 20, ma che cazzo sto a dire, raga? Ma allora non iniziare con le hitbox grasse che divento un drago. Ovviamente, come avete capito. Mentre lo dice lui, clicca un pulsante con che mano? Non lo so, Gira una valovella. Col cazzo. No, c'era sul pad io il tasto. Sì, mazzati, sì. Coglione. Siamo ovviamente con Geron, J Gabbo, J Mollu, J Delux. Ciao, J Dread. La formazione. E purtroppo, che è successo? Chi è morto? Bugo. Purtroppo Mollu. Purtroppo Mollu è morto e abbiamo il sosia. Bugo. Ma raga, mi sa che ho rotto il pad. Speriamo. Ma tu ogni volta che hai iniziato un video hai rotto il pad. Eh sì, perché se premo non va fino in fondo. C'è il trigger stop come Gabbo. Ma io sono volato. Volato di sopra. Son volezzo. Son volato giù. Da Gero, come fa ad andare così veloce? Gamba. Siamo ultimi, gamba. Che dispiacere. Hai visto? Voglio disintegrarmi le palle. Gero, ma tu hai la motoretta modificata? No. Come fai a correre così tanto? Senti come l'ha detto subito. No, io ho la Bati modificata, ma la Sanchez non l'ho mai comprata. Ci crediamo tutti, Gero. Come fai a non avere soldi su GTA? Ma dai, ma sono caduto giù ancora. Oddio! Non hai mai visto i soldi? Vabbè, ragazzi, andate a cagare, non ho capito un cazzo. Sono finito. Ma c'era bisogno? Dio santo! No, ti sei addoppato da solo, stupido. Ma chi è fallito? No, ragazzi, mia madre mi ha portato un ristorante sopra la scrivania. Oh no, il ristorante. Beato te che mangi. Lamentati. Ma te la sta portando a un metro di distanza? Io in quarantena sono a pane e acqua. No. Io pasta e tonno, fidate. Io pasta e fagioli. Pasta col tonno. Fidate. Ne devi mangiare di pasta col tonno, Mollura. Io, ragazzi, mi autoalimento. Sono diventato un cammello. Ragazzi, c'ho anche il calice di vino. Mi sembra di essere. Hai un calice di vino alle 5 di pomeriggio, Delux. Ma è un problema. Mia madre mi vuole far alcolizzare. Ma non è vino, è un calice di vino. Ah, di Dio. E poi c'hai pure il caffè con la scorza d'arancia. Oddio, Jayron. Sì. Zitto, ho detto che la discesa era pericolosa. Se sbagliato. Ho fatto il cambecchino della vita. Chi l'ha fatta la playlist? Io. Dread, l'hai provata. Oddio, sì, guarda come l'ho provata bene. Bellissima sta cosa, stai zitta, coglione. È diventato un drago di Komodo. Ancora questo drago di Komodo. Ma che cazzo è GTA che te lo toglie? Ma le stesse battute da 10 anni. Tanto faccio intrattenimento, stupidi mongoloi. Ma chi è che intrattiene? Ma tu che intrattieni? Ma quando? Ma guarda che il drago di Komodo è una cazzo di lucertola gigante. Ma io non ho detto che deve essere un drago. Che guida sto effettuando, non avete idea. Ho detto che è un drago di Komodo. Quanto sei forte? Perché parlo? Io vorresti rinascere in una nuova persona. Rinascere in Dread. Vorresti rinascere in me, ma dentro di me o ma nella mia ultimo, vita? Dentro. Se vuoi anche dentro, se non ti arreca da fastidio. No, il fastidio non me lo arreca. Della fastidio. Per provare a vedere cosa prova a essere magri. Ma? Come? Io non sono ciccione, smettila. Non sono ciccione, piantala, Teo. A 4 secondi. Ragazzi, io gioco con lo share play da un secondo di ritardo. Ma come posso pretendere di giocare? Scusatemi. Che si gioca con lo share play? Gioco con lo share play, gioco con la riproduzione remota. Ammazzati. È vero, c'ho la play di là, non c'ho voglia di spostarla. Mamma mia, queste scuse. Ha ragione. Mo te faccio una foto. Che problemi ti affliggono? Non c'ho voglia di spostarla. Ma perché hai la play di là? Perché sì, ma perché non la uso mai? Capito, sono due. Un cavo, Mollu, anzi, lei è psicopatico, se lo faccio vedere. Ragazzi, staccare due cavi, ragazzi. Ma raga, c'ho tutto ordinato a posto. Se dovessi mettere la play qua, è una rovina. Ma vai a fare in culo, sei peggio di me, cazzo. Un parkoursito dedicato a Mistri Ninjas. Ah, ai figli l'ha fatto sto circuito. Beh. E poi Ninjas Lindas, non so neanche se sono i figli. No, Teo, la voce a plum cake. Teo, voce plum cake. Davvero? Sì. Controlla il cavo XLR, muovilo un attimo, magari si sistema. Ah no, adesso è a posto, Teo. Ma non è vero. Sì, muovi il cavo, ti si sistema se muovi il cavo. Muovilo, fidati. Ma non ho toccato niente, avete detto che è cambiato. Si vede che c'è un bug. Perché evidentemente si tira con l'asta, si tira il cavo e ti fa la voce più. Non è tirato, fra. No, Teo, sei a posto, Teo, fidati del gabbone. Perché dovete mandarlo in panico? No, non è vero, è un bait. Dai, l'ho rifatto partire. Due.
Uno. Via. Sarà bellissimo. No. Dredo, ogni tanto stopperò l'audio, non ti dico neanche quando lo faccio. Va bene, casualmente la tua voce non sarà nel video. Lo faccio anch'io. Oddio. No, io sono. Ma chi cazzo? Ma dove cazzo? Bene. Io sono la moto roffa. Dai, Gabo, ma come ti permetti? Ho capito, ce la bati, non è colpa mia. La rosa mia, Dredo. Ora è difficile prima, comunque non beccare sta rampa. Oh, che cazzo, ci sono anche. Bella Mollù. Si vola. Oh, ragazzi, io ragazzi di questo gioco sono diventato un ritardato. Ma zia, ma giochi con lo share play, ma è normale. Ma quando mai sei stato capace di giocare? A parte che sono sempre arrivato prima nelle corse e non puoi negarlo. In quali, Mollura? No! Ma in tutte. Va bene, adesso chiamo Gioia e mi faccio dalla classifica mondiale delle slow corse. Vediamo. Esatto. Va bene, dai, poi vediamo. Era lui che le aveva? Sì. Io vi vorrei ricordare, che lo dico sempre, ma è sempre una pietra miliare questa della mia vita, che sono in un best of di Zamp dove bestemmia in realtà sono io per un'ora e mezzo. Lol. Io comunque ho sverginato le bestemmie nelle slow corse. Sì, è stato. E non tutta... solo le bestemmie. È stata tutta colpa tua. E anche le fiche. Anche le minorenni, certo. Esatto. Mi dissocio Twitch. Ma se mai qualcuno guardi questo video di Twitch. No, dici, non si sa mai. Ma 4. È invisibile. Sì, è invisibile. Ma con quante B, Mollu? Fammi capire. Invisibile. Mannaggia, no, ragazzi, è invisibile. Ho detto che è invisibile. Non mi fido. Non mi fido. Dai, Lu, ti levi dalle palle. Dai, Mollu, dai, che bisogna recuperare. Per favore. No. Ma io non so dove devo andare, ragazzi. C'è da attendere. C'è un wallride con da fare zig zag. Non ci credo. Airfall. Dove cazzo bisogna andare? Ma che ne so. Ma che ne sacci? Quanto... Ma come cazzo sto facendo a rimanere ancora vivo? Non studierà per molto. No, raga, ma no, da manato. Poverina, però, Madonna, sempre offenderla. Cioè, ha fatto tanta bella musica. Ah, perché voi bestemmiate pensando alla madre di Gesù? No, io. Tutti infedeli. No, io sono sempre stato contro la cantante. Matteo, dove cazzo è? Raga, ma io. Sono su Uncharted, raga. Non no, capisco. Dread, che gara di merda che hai scelto, fra. Vabbè. C'è il parkour con le lineette da stare dritti. Come ti lamenti? Devo ricordare quelle che abbiamo fatto che escono domenica su Mela. Su Mela erano perfette perché perfetto. Poi, in fin dei conti, sì, perfetto. Tolto una gara, le altre sono una crema. Solamente 35 minuti di... perché l'ha fatta lui, raga, giusto così. Comunque, raga, io non so a voi, ma io credo in Gesù. Lui ci libererà dal Covid-19. Sono caduto. L'esatto secondo dopo, No, Dread. Ma non si capisce il checkpoint. No, certo che scambiarmi per Dread è veramente un insulto. Dove vai, Delu? Fammi capire. No, adesso c'è qua Delu, mi rompe il cazzo. Ma tu sei Dottor Dread? Sì, sono io. Raga, ma c'è un checkpoint tra 20 minuti che tu non sai dove sia. È bellissima, Ron. Mi piace un sacco, infatti. Giastrone è bellissima. No. Secondo me sei un po' una testina di vitello. Anche secondo me, un dai. Un pochetto, mamma sì. Mamma mia, Teo, ma ti fai trattare così? Ma infatti da Mollu poi, Cioè, ma testa di vitello. Ma sono suo padre, l'ho sempre chiamato così. Scusate. Abbiamo esagerato dai un po'. Dai, Delu, porca Eva. È bello che Teo si sta lamentando però il primo. Ma perché non sto capendo dove sto andando? Ve ne rendete c'hai conto, un'ora, raga? No, non è un'ora, è un minuto di vantaggio. C'è un'estasi. C'è l'estasi. Ma è un'osi o è l'estasi? No, è l'estasi, fra. È tutto bianco, tutto. Sembra che ti sei drogato. Ah, sai cosa vuol dire prendere l'estasi, quindi? Quando arriverete capirete. Ma perché l'ha detto con la voce di Steve Jobs quando si faceva di crack? No, e di tutto? Lo conoscevi Steve Jobs quando si faceva di crack? Non ho capito. Eri con lui. Ma ragazzi, perdonatemi se non siete informati e acculturati sui film. Ma non su Steve Jobs che si faceva di crack, sinceramente. Ma a parte perché si doveva fare non avete mai visto i pirati della Silicon Valley? Raga, ma di veramente sto parlando di cinema con voi, scusatemi, torniamo. Ragazzi, ma veramente stiamo facendo qualcosa con uno così intelligente? Ragazzi, ma scusate, grande Teo, sei ancora con la plum cake e credi ancora che vada tutto bene? No, non glielo dovevi dire. Ciao, ti farei tutto il video così. Io poi ascolto il video, l'audio, se è in plum cake non glielo mando. Ma no, perché ci devo rimettere io? Che c'entro io? Dread, basta che mi ci sono plum cake o no? Ma infatti te lo direi. Se è plum cake io non ti mando l'audio. Non sei plum cake. E invece... Stopperò un altro audio. Ah no. Ecco perché parlo. Dove cazzo si deve andare? Ma è così un problema se tu fossi un prune cake, Teo? Sì, mi dà fastidio non perché per il video, ma perché il mio hardware non funziona. Il mio hardware. Ride, scusami. Beh, Teo, ancora non hai venduto tutto. Non sei andato in pensione. Ma che bisogna fare? Non sono in estasi, sono un po' in MD. Te lo dissi. Vabbè, posso anche smettere di giocare, considerando che ero dietro a Deluxe e ha deciso di buttarmi giù. Queste le chiamerei sdrogo corse vecchie, perché siamo vecchi. Non urliamo, non ci incazziamo, parliamo calmi, parliamo di cinema. Posso dire. Parliamo Droid, di cinema. Se volete parliamo anche di fisica nucleare quantistica e poi iniziamo a parlare di neutrini. Del tuttologo del nulla. No, raga, la voce... Teo, parla. Plum cake. No, sì, no, raga. Ma perché hai aperto OBS? Ho cliccato per sbaglio sul... È davvero plum cake adesso? No, Teo, non è plum cake.
Vaffanculo. È tornato Fruitcake. Prova. Ciao, non sono Fruitcake. Falliti. Non sono Fruitcake. Falliti. Nella livrea, se metti Air Herler, sembra che ci sia scritto Air Hitler. No. Se fosse stato vivo, avrebbero veramente fatto una compagnia di linea chiamata Air Hitler. No, non credo. Era un marketing geniale. Ma perché dire la macchina? Lampadati. Bruno Conti. Pronti per l'estate. E poi è Carlo Conti. Ma perché? Bruno Conti. Bruno è il calciatore, ovviamente. Dai. Si vola. Sì, voi volate, io non volo. Ma raga, chi è che è entrato dentro? Aiuto. Che controllo. Raga, lo fate volare. Beh, ma Ron è veramente infermabile oggi. No, ragazzi. Mollo ha la macchina di Paul Walker entro Fast and Furious. Oh, no. Raga, c'è un tunnel di rocce, aiuto. Il tunnel di rocce. Oddio, c'è un tunnel di... Vecchie rocce, allora. Puoi andare a destra o a sinistra? Dove se va? Pillola rossa o pillola blu? Vado a destra. Io a sinistra perché sono mancino. Io vado dove non va Ron. Ma raga, sono delle micro machine ste robe. Chi è che è andato a sinistra? Già strano. Ma non è vero, ci sei andato tu a sinistra. No, perché almeno non mi segue. Ma perché dovrei farmi seguire io? Ma perché a te non ti fa niente, a me rompe il cazzo. Io comunque hai detto Dredd e io ho seguito Dredd, cioè nel senso. Sì, c'era sempre la scusa, il dubbio. Ma non sai Dredd che c'è dietro il tuo peggior nemico? Oddio, gambo di squaro. Ciao Delu. No, ciao Dredd. Perché ti chiamo Delu oggi, Dredd? Un po' ha fatto. Ciao, ragazzi. Non è il momento di fare ste cagate. È l'errore che ti costerà il video, eh? Tanto. Ma devi vincere almeno sta playlist. Ma io non ve l'ho detto, chi vince questo vince 15.000 euro. Cazzo, il montepremi in gettoni d'oro. Di merda. Gettoni d'odio. In droga e erba. Li voglio tutti io. Droga e erba vuoi, Giastron? No, l'odio. No, tu hai detto droga ed erba. Ho sentito sì, bene. Sì, no, ho sentito anche io. Volevo fare i complimenti a Matteo Picarote. Picarote. Matteo Picarockets. Come mi chiamo? Per le gare scelte. Matteo Pigeon, io la inviterei. Ma vi ricordate, ragazzi, Dredd e Ron qua al Promontorio, l'osservatorio di Los Angeles? Bellissimo, capo, quando ancora si poteva viaggiare all'estero. Bello. Che ci abbiamo messo un pomeriggio intero a convincerti a venire. Chi? A te. Ma perché? Ma era le tre, quello in cui stavamo in casa noi. Sì. Dove c'era Silvia. Esatto, fate un figlio e poi alla fine è venuto il figlio. E poi alla fine è uscito. E abbiamo iniziato a provarci, poi dopo è venuto. Lì avevi il buco nel culo, Gabbo. Sì, avevo il buco del culo. Ma che cazzo sei, Gabbo? Ma va! Oddio! È successo? Vabbè, ma mi sono tenuto. Ma siete attaccatissimi a me, io andavo un po' sereno. E purtroppo Delu, Dredd, madonna cara. Ron. Vabbè, ma è no, raga. L'andropausa. Mamma, papà. Cazzo, sembra mio nonno che sbaglia io. L'andropausa, ragazzi, ormai si è fatta sentire. Purtroppo Ron, stavo di nuovo sbagliando. Purtroppo Matteo e Gabriele Matteo. Puoi chiamarci con i numeri, con i colori, come preferisci. Che numeri volete che... Ok, rosso. Purtroppo rosso sei in seconda posizione. Sono nemico di Ash. Per dire se sei... tutto questo bordello per dire sei in seconda posizione. Pensa se facessi il telecronista degli europei 2020. Non riesci a dire tre parole di fila, che cazzo deve fare telecronista? Vabbè, intanto sono primo e mangia la mia polvere, Mollu. Ah no, scusa, ma sono quinto, ma ci siamo riuniti. Ma c'è Gabbo che sta facendo una traccia audio per tutti. Sì, parla da solo. Parla, risponde, fa tutto. Andiamo a prendere quel fottuto coglione di Modena, Gero. Oggi è la festa di papà, non mi sono mai fatto gli auguri. Tuo figlio ti ha fatto gli auguri? Sì. Te l'ha regalato il Rolex. Mi ha fatto un disegno. No, raga, sono friendly. È venuto tartaruga lì per farti gli auguri, ti ha guardato e ha detto mamma. Mamma. Non è vero, adesso mi chiama un po' ma papà. Ma ha detto mamma o papà? Non ho capito. Io. Papà. Secondo me ha detto pappa. Dai, non avevamo mai tre giri una volta che vincevo. Ma ti hai rifermato perché pensavi che erano due giri? Assurdo. Adesso ti sbatto fuori, Teo. Via, Gabbo. Mi hai un po' rotto il cazzo, ti dirò. Dredd, se mi tocchi, ti stoppo la registrazione. Ti giuro, è difficilissimo. Non stoppo la registrazione. Perché sei bellissimo. Mollu. Vabbè, guarda. Ma cosa c'entro io, ma ragazzi? Raga, è fottutamente ubriaco. Chiedo scusa. Ti denuncio per infamia. Delu, Dredd. Ragazzi, ma è incredibile. Devo andare, no. Così prendi il coronavirus. Non è così. Vabbè, allora chiamerò il mio psicologo, anzi psichiatra. Ma hai fumato? Che cosa è successo? Ma... Provo a chiamare per nome una persona, non mi viene. Cioè, al momento vi chiamo Zano. Che riprova, neanche riprova, c'è... riprova, riprova. Dammi, chi mi chiamo? Dredd. Delu. No, raga, ve lo dai, giuro. No, è che c'avevo il nome di Dredd davanti. Di chi? La macchinina rossa. Di Dredd davanti. E te lo giuro, fra. Cioè, ti volevo chiamare.
Gesù. Basta, se non parlo più. Sembri mio padre che ogni volta che gli dico vado a Milano da Delu mi dice: ah, c'è anche Dedu. No, c'è anche Dedu. No, raga, mi è caduta la giotola con la insalata. Oh no, cazzo. Si sta mangiando, mettendo la soundboard, giocando. No, raga, io non capite come sto giocando. Io sto giocando con un pad per il movimento della levetta sinistra appoggiato sopra alla coscia destra. La coscia destra premesso R2 e con la mano destra ho la forchettina. E se sei un calice di vino, perché pensa. Aspettare 3 secondi per mangiare. No, 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 quando c'ho il cibo davanti ho fame, devo ammazzati, coglione. E in tutto questo, con il cervello inventa ste puttanate. Pazzesco, figurati. Guarda che è multitasking adesso, incredibile lui. Adesso chiamo mia madre e faccio fare una foto, così vedi che nuda, fatti imboccarla la lama, già che ci nuda, sei, no? Così. No, Dio la... No, anch'io! Oddio, no! Gabbo! No! Gabbo, sei un coglione! Ma dai! Ma era un paletto! Ma sul serio! Cosa vuol dire era un paletto? Comunque mi sa che ha già vinto Ron. Mollo, ma tu riesci ad arrivare a 1? No, no, io non riesco. Cazzo, Ila gameplay! Ma ancora qua! Ma ragazzi, ma io vedo tutto sgranato e va a scatti! Ma sposta ma la play! Ma guarda come fa andare a prendere gli alberi! Comunque quella è la macchina di Paul Walker. Anche lui non è arrivato, fino a prova contraria. Magari era quello il suo traguardo, che non so. Vincitore. Queste sono le corse che ci piacciono. No, ragazzi, ho la crisi epilettica. Ho paura del coronavirus. Oh no, può ancora vincere Deluxe se Ron non arriva. Very fun race. Questo sta a me deciderlo, testa di cazzo. Io ho preso la Carbon. La famosa Carbon. La famosa Altered Carbon. Let's go. No, no, è bellissimo. La seconda stagione tipo arriva un tipo e fa esplodere una bomba. Dai! E tipo muore il protagonista. È bellissimo. Non t'ho arrivato ultimo. Dai, ragazzi. Mollura. Ma cosa vuoi da me adesso? Mi hai preso a ginocchiate. Ma non è vero. Ma non è vero mai. Sto ancora al primo checkpoint dopo 27 secondi. Ma è punto a punto? No, sì. Mannaggia il paesello. Ti levi, Ron? Ma che cazzo vuoi da me? No, raga, Supreme lag. Da Supreme lag? Sì. Cazzo, è un problema. Gabbo è indemoniato, ragazzi. Sì, sono cazzatissimo. È il numero uno, per caso. Esattamente. Io sono morto. È troppo lungo. Grazie, Teo. Ha fatto una canzone, comunque. Non c'era bisogno, Teo. Me lo dicono tutte. Sarà contenta Silvia. Silvia da dietro, intanto, col palo di picco. Cosa hai detto? Aspetta. Mamma mia. Dio cazzo. Ma è la prima che diciamo oggi, raga. Mi sento in difficoltà. No, non no, ho no, appena no. Finito di dire Dio. Ah no, ho letto Gabbo prima, no, sennò mi sentivo in difficoltà. No, no, Gabriele. Ma in caso le metto fake, Gabbo, in edit. Puttana. Come fake? Se sono troppo poche metto ogni tanto. Sì, dopo, diamogli un pacchetto dopo, sì, di pacchetto bestemmi. Io sono veramente una pippa. Dai, Mollura, ma quanto sei grasso? Ah, XD Lolast. Dai, ero primo. No, ma era africano Gesù, raga? No. Ehi, dai coglioni. Ma sì che era africano. No, raga, Gesù è comunque africano davvero. Ma che cazzo stai dicendo? Fra. Vabbè, è in Egitto. In Egitto. Palestina, Israele, Gerusalemme. È un africano, Gesù. Sai che non ci ho mai pensato? Cazzo, è vero, Gesù è un africano. Lezione di geografia. Ma Gerusalemme è in Africa, Gabbo? Medio Oriente. Quindi? Dov'è Medio Oriente? È in Africa o in Asia? Nord Africa. Guarda come vuole trascinare nell'oblio anche altre persone. Non è che adesso hai sbagliato la Cina e Hong Kong, l'hai messa a posto dalla Mongolia. Assolutamente sì. Eppure la Mongolia dovresti sapere dov'è. Ci abiti te, vengo sempre a trovarti. Guarda. Dove cazzo è il checkpoint? Here. Dove cazzo siete? Come è strana sta gara. Io vi ho recuperato. Ma dove cazzo bisogna andare? Ma dove bisogna andare? Beh, ma ragazzi, ma uno torna con le corse dopo tanto tempo e fa il sessantone. Hai fatto il sessantone? Ho fatto il sessantone oggi. Ma che mostro. Ma sei il sessantone dello svapo? Cosa sei? Geronino Lamentino? Ma Mallo, dove cazzo vai? Troppo. Se devo prendere sta rampetta, avete detto. Via. Avolozzi. Gabbo arriva ultimo. Che guida. Ma davvero? Ma che stai scherzando? Si vola, oh. Ma come cazzo hai fatto con l'unico coso in mezzo? Non l'ho visto. Oh no, Mollo, mi superano. No. Ma ha superato Gabbo. Dai, Mollo, ma cazzetto. Sei stupido. Vabbè, ma c'ha la body. C'ha la body. È la Carbon, non t'azzarda mai più. Come al solito, Teo traiarda. Voglio la mia pizza. Un applauso goliardico a Just Ron, che si porta a casa. Bravo. Il sessantone. Bravo traiardone merda. Il sessantone. Il sessantone dello swap. Oddio Mollo, sei riuscito a fare veramente 0007. Che volevo fare, raga. L'ha fatto. Io lo dico e faccio. È tutto grazie a me. Il capo di Square è riuscito a rimanere sopra di te, traiardone. Incredibile. Pazzesco. Che brutta cosa. Molto un padre di famiglia ti batte ormai. Molto. Perché quel non arrivato lì mi ha un po' inculato. Ricordo anche che domenica usciranno su Melacote un altro episodio di Sdrogo Corse, che però è un po' da diverso. Da 14 gare. Esatto, da 14 Melacote? Gare. Melacote, sì, sì. Melacote.
Melecotte. Melecotte. Uscirà un episodio delle Sdrogozze un po' XL, dato che sono gli highlights della stream che abbiamo fatto martedì. Tra l'altro, se proprio vi va, se vi capita il martedì di essere liberi, no? Che cazzo fanno in quarantena, scusa? Saranno sempre devono liberi. Esserci, non se vi capita. Martedì alle ore 14 su Melagodo Twitch. Esattamente, esatto. Ci becchiamo sempre lì. Noi ci sentiamo. Se trovate lunedì. Il canale. Esatto, c'è cioè in descrizione, sicuramente non lo metterò, ma lo dico lo stesso. Ci sentiamo alla prossima. Ringrazio i miei compagni di avventure. Bella. Ninja. Sì. Ciao Bomber. Esatto. E Maestro Splinter. Bella. Ciao. Se in questo momento di coronavirus e quarantena cercate un libro di merda e leggero da leggere, prendete il libro di Ghost Red. Era bella, dai, come autoprogrammazione.